Siamo tutti nel cammino. Immaginatevi cosa succederebbe se Gesù ora apparirebbe davanti a noi. Cosa succederebbe in questa chiesa Capannone? Io lo so. E poi se conferirebbe anche la chiesa che qui è apparso Gesù in quel posto, uomini costruirebbero subito grande basilica. Qui è apparso Gesù. E siamo così. Ma cari fratelli e sorelle, lui lo stesso viene mezzo a noi, viene oggi per dire come i discepoli ha detto: pace a voi, pace a te, anche se siamo dopo le feste, ma c'è il tuo cuore turbato. Ma già c'è qualcosa dentro di te che ti mette in dubbio. Ma Gesù, arrivato davanti ai discepoli, doveva convincere loro che io sono vivo, risorto. Ma oggi viviamo nello stesso momento. Gesù vuole convincere, vuole di nuovo dire: io sono vivo, ma guarda le mie mani, guarda i piedi e il mio costato. Io sono vivo, tu puoi ricevermi, cari fratelli e sorelle. Allora, questa pace che Gesù sta portando, anche se le porte sono chiuse, ci sono tanti fratelli e sorelle che le porte del loro cuore è ancora chiusa. Sono passate le feste, ma il cuore è chiuso. Può darsi, se arriverebbe qualcuno, direbbe: Signore, perché non li convinci che proprio non trema il suo letto, un terremoto così che non riuscirà a dormire? Può darsi che crederà. No, lui direbbe: è un'energia che si è liberata nella casa mia, naturale, qualche volta. Vogliono spiegare di tutto, perché non vogliono credere, perché sono duri nel cuore. Ma cosa succederebbe se fosse Gesù? Apparirebbe davanti loro. Qualcuno direbbe: sono diventato matto, lo vedo le cose che altri non vedono, devo andare dal medico. Ma Gesù, come devi convincere, come Gesù deve convincere noi? La prima cosa: il cuore dell'uomo deve essere aperto per lui. Se non è aperto, puoi parlare, parlare, ma lui disse dopo: ci vediamo in altro momento. La grazia che tocca il cuore della persona. E oggi chiediamo per questa grazia. Preghiamo proprio per questo, perché le parole non bastano. Hanno bisogno di qualcosa. Qualche volta un segno, qualche volta una parola, ma una soltanto. E fa entrare dentro e non devi più spiegare niente altro, perché uno lo sa. Già, cosa deve fare? Che devo cambiare la mia vita? E Gesù doveva convincere i suoi. Hanno visto quanti miracoli ha fatto. Hanno visto
hanno sentito lui, ma dovevano vincere che non sono fantasma, che io sono vivo, presente. Allora oggi preghiamo per questa fede più grande e lo voglio dedicare alla fine una qualche frase che io ho letto questi giorni, ma mi è piaciuta perché spiega qualcosa molto, molto profondamente come siamo, chi siamo. Noi siamo uomini del secolo, possiamo dire uomini senza. Senza di che cosa? Senza di che cosa? Abbiamo telefono senza fili. Se uno si riuscirebbe a tornare a quelli che sono morti qualche anno fa, vedendo che abbiamo un telefono senza fili, direbbero: qui cosa è successo? Sei forse fantasma? Abbiamo cucina senza fuoco, incredibile, ancora di più si spaventerebbero. Auto senza chiavi, alimenti senza grassi, giovani senza lavoro, dirigenti senza scrupoli, relazioni senza fondamenti, comportamenti senza prudenza, donne senza paura, bimbi senza padre, sentimenti senza cuore, educazione senza dolore, ragazzi senza maniere, tutto diventa senza, anche le speranze sono senza fine. E tutto questo ci lascia senza parole. Ma quando lei è davanti a noi, c'è tutto. Quando Cristo è nel cuore tuo, hai tutto. Non puoi dire se non hai nulla, perché lui è.